Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi volevo fare insieme a voi la preparazione delle mie unghiette. In particolare, come vedete, vabbè, ho la ricrescita che è pazzesca, non le faccio da parecchio. Volevo mostrarvi proprio come andare a trattare le cuticole. Andremo quindi a fare una bella pulizia. Userò le punte di dry manicure. Tutto ciò che vedete qua è di dry manicure, quindi vi mostro appunto qualche prodottino perché ve l'avevo anche promesso che mano a mano vi avrei mostrato le varie punte e via dicendo. La fresa che utilizzo, so già che me lo chiederete, è la Marathon Champion 3 e vi ricordo anche il mio codice sconto sul sito di Dry Manicure, che troverete anche questo scritto qua sotto, e il link sotto invece nell'info box troverete proprio il link al sito, e se riesco vi metto anche il link delle punte, della spazzolina, delle alima e via dicendo. Quindi, allora, io sono già andata a disinfettare la mia mano ed è quindi pronta per andare a lavorare. Per prima cosa io vado con il bastoncino in legno d'arancio e vado proprio a assicurarmi di staccare bene dall'unghia le cuticole. Le devo proprio scollare, ok? Altrimenti non riuscirò a lavorare bene con la punta. In questo modo. Adesso è ben scollata. E faccio la stessa cosa su tutte le unghie. C'è chi si trova magari meglio con lo spingicuticole in acciaio o chi comunque utilizza il bastoncino in legno d'arancio. Non è sbagliato nessuno dei due casi. Diciamo che è molto più igienico e mi trovo anche meglio con il bastoncino in legno d'arancio in quanto è proprio usa e getta. Lo utilizzo e lo butto, per una nuova cliente ne vado a prendere un altro, quindi secondo me sono molto più comodi questi. Però non è sbagliato utilizzare assolutamente lo spingicuticole in acciaio. Ora vado ad inserire la prima punta, che è lei. Lei è fantastica, io la consiglio a tutti di avere nel proprio kit. Fantastica in quanto ci permette di spingere ancora più indietro proprio le cuticole. Vedete, la forma ci aiuta a fare qua. E inoltre ci dà una prima pulizia della zona. Vado anche ad inserire la mia spazzolina, così pulisco e controllo quello che faccio. Ottima anche proprio per andare a opacizzare l'intera lamina questa punta. Io mi ci trovo benissimo e mi piace veramente tanto. Quindi vado con lei che appunto mi aiuta a spingere ancora più indietro le cuticole, vedete? Eccola qua. Vedete proprio come mi ha aiutata e faccio la stessa cosa su tutte. Quindi, come vi dicevo, possiamo tranquillamente andare anche a opacizzare tutta la lamina con questa punta. Quindi ora prendo la mia punta tornado e la inserisco. E quindi lavoro adesso con lei. Allora, quello che vado a fare adesso con la punta tornado è andarmi a pulire bene. Allora, innanzitutto posso passare anche negli spessimenti, ma vedete, per consumare proprio queste zone di callosità, ma vado anche a pulire molto molto bene ed alzare tutte le pellicine. Deve essere ben pulita l'unghietta, questo ci permette poi. Vedete che qua non lo è. Questo ci permette poi un ottimo risultato finale e inoltre non andremo poi a toccare nulla con il gel. Oltre, vabbè, a riuscire a mettere anche il colore bene sotto cuticola e via dicendo. I vantaggi sono tantissimi, quindi ovviare alla ricrescita. Posso proprio andare anche così sulla pelle. Poi in questo caso inverto i giri, che vi ricordo che se andiamo a destra abbiamo i giri a sinistra e viceversa, altrimenti ragazze, come dico io, pettiniamo invece che far lavorare la punta, cioè ci scorre
ci scorre via, lo capiamo subito, perché non oppone resistenza e quindi non facciamo lavorare la punta. Ok. Pulisco e faccio questa cosa di controllare bene alzando e vedendo. In realtà ci vuole molto poco, perché se abbiamo una buona punta, dei ottimi strumenti, non faremo alcuna fatica nella pulizia e ci metteremo pochissimo. Cioè, io ho finito, ragazze, qua sono a posto, la mia unghietta è pulita, mi faccio un giro tutto qua intorno nella zona delle cuticole, vedete? Proprio vado come ad alzarle. Ed eccolo qua. Ora vado con le forbicine e faccio il mio taglio. Sposto sempre. Piccoli tratti, giro il dito e piano piano, eccolo qua, e vado a fare il mio taglio. Se c'è qualche altra pellicina, tranquillamente la andiamo a rimuovere. Una volta fatto il taglio, io vado ad utilizzare quella punta che mi avete visto prima, che sarebbe lei. Anche lei, appunto, ve la metterò giù nel link, nell'info box, e vado a passarla. Mi va proprio a perfezionare, a togliere il taglio che abbiamo fatto. E la passo in modo proprio leggero su tutta la zona delle cuticole. Adesso, avendo io un prodotto proprio steso a smalto, vado a rimuoverlo leggermente con questa punta a fascia gialla, che è veramente delicatissima. C'ho veramente pochissimo prodotto, quindi semplicemente vado un pochino in questo modo ad abbassarlo. Questa punta è estremamente delicata, eh? È ottima per esempio per il semipermanente, per la rimozione del semipermanente, per chi non lo fa con remover, ma volendo la possiamo anche utilizzare in fase di limatura della struttura, perché è proprio delicata, quindi se abbiamo poco da limare lei è comodissima, perché non ci rimuove troppo prodotto. Ecco, vedete che la sto passando più volte, ma io ho ancora il prodotto, seppur sottile, sulla lamina. Eccolo qua. Perfetto, vado solo ancora un pochino al centro, mi fermo, una passata veloce di buffer su tutta l'unghietta, tanto poi queste sono unghie che andrò a fare successivamente, non ora. La pulisco, prendo la mia lima e do forma. Leggermente squadrata, mi arrotondo gli angoli, non li lascio vivi. Perfetto.
Quindi adesso le unghiette sarebbero pronte per ricevere il prodotto. Ovviamente non andate a bufferizzare come vi ho mostrato io, questo perché va comunque a lisciare la lamina e noi non dobbiamo assolutamente fare ciò, però vedete che abbiamo un bel giro cuticole. Cosa fare? Bisogna togliere bene comunque anche la polvere. Quindi io vado con un bel pad, il cleaner, se volete possiamo anche aiutarci con il bastoncino in legno d'arancio, e entro bene, vedete, per pulire dalla polvere. È importante rimuovere completamente tutta la polverina, tutta. Eccole qui. Quindi io spero come sempre che il video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se siete arrivate fino a qua lasciate giù nei commenti l'emoticon della forbice. Vi ricordo appunto che troverete i link qua sotto nell'info box e il codice sconto lo trovate qua. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo come sempre al prossimo video.